La vita umana non vale più della vita animale. Nel video di oggi tratto un argomento che io definisco un argomento di indispensabile interesse, e cioè il fatto che la vita di un essere umano non può e non deve assolutamente, diciamo così, valere più di quella di un essere umano. Animale, anzi, quella di un essere animale è la stessa vita come la nostra, come anche la nostra è uguale a quella di un essere umano e di un essere animale. Il problema dove sta? Il problema, purtroppo, e lo dico a malincuore, risiede nel fatto che noi esseri umani ci diamo troppa importanza. Che significa? Significa che noi sediamo su un piedistallo, ci crediamo importanti, ci crediamo più importanti di un animale, ci crediamo esseri superiori probabilmente ad un animale. Sbagliamo in maniera clamorosa perché la vita di un gatto, di un cane, di un pesce rosso, di un virus, di un batterio, di un giaguaro, di un cerbiatto e di tutti gli altri animali è uguale alla nostra. Come noi siamo nati, anche loro moriranno. Come loro moriranno, anche noi moriremo. E quindi non esisteremo mai più. Quel che distingue purtroppo la vita umana da quella animale è che noi esseri umani, essendo dotati di intelletto, di ragione, crediamo di essere importanti, crediamo di essere dei VIP, crediamo di essere onnipotenti. In realtà siamo tutti esseri umani che faranno una fine brutta, triste, schifosa, orribile, devastante, solo che non vogliamo vedere questa realtà dei fatti e preferiamo illuderci che ci sia un al di là, che ci sia una realtà ultraterrena, che ci siano degli dèi e via di seguito. Gli animali muoiono tranquilli e sereni, un animale si spegne sereno e tranquillo, l'essere umano no. Spesso e volentieri ha paura, spesso e volentieri ha bisogno di un Dio, di un al di là, di una vita ultraterrena e via di seguito. Ecco, noi ci diamo troppa importanza. Dobbiamo imparare a scendere giù dal piedistallo, evitare di pensare che noi siamo al centro di tutto, noi non siamo il tutto. Gli animali sono veramente gli esseri perfetti per eccellenza. Gli animali sono quelli che effettivamente vivono la vita come dovrebbe essere vissuta, a contatto con la natura, sereni, tranquilli, equilibrati, razionali. Noi invece ci mettiamo sempre nella condizione di avere paura e soprattutto di considerare noi stessi importanti. Noi siamo al di sopra di tutto, noi valiamo 1.000, noi valiamo 2.000, noi non valiamo niente. Noi siamo nati per morire, è inutile dire di no. Questa è la realtà dei fatti. Però l'animale, quando muore un animale, avete visto che succede? Se è un animale domestico, ci stiamo male. Dopo però 5-6 giorni, tranquilli e sereni. Se muore un essere umano, stiamo molto male, stiamo malissimo. Forse dopo 2 mesi abbiamo già superato il lutto grave che abbiamo subito. Ecco, io non voglio chiaramente prendermela con chi soffre, perché la sofferenza fa parte della natura umana, però io mi rendo conto, io mi accorgo che in concreto e non in astratto, noi esseri umani siamo, secondo la mia opinione, letteralmente troppo attaccati alla vita, ci diamo troppa importanza, crediamo di essere superiori a tutti, a tutto e soprattutto pensiamo di essere i paladini delle verità assolute e non individuali e non relative. Ecco, io dico no, io dico non ci sto, io dico basta, io dico scendiamo giù dal piedistallo, io dico mettiamoci nella condizione di vedere, e ripeto, vedere quella che è la realtà, non apparente, ma la realtà concreta che si manifesta ogni giorno. Ecco, io sto parlando, per esempio, a quest'ora un animale può essere morto. Può essere passato già a migliore vita, solo che non me ne accorgo. Eppure quella stessa vita di un animale è uguale a quella mia, è uguale alla vita tua, è uguale alla vita di qualsiasi essere umano. Solo che ciò che distingue noi dagli animali è che noi siamo esseri umani, no?
Ma è un essere razionale, è un essere che ha il cervello, che ragiona e tu hai via di seguito. L'animale invece no. L'animale noi partiamo già col preconcetto che siccome è animale non ragiona, siccome è animale non capisce, siccome è animale non può provare sensazioni. Eppure il toro, quando sente che deve andare al macello, si preoccupa, sta male. Come mai? Perché alcuni animali addirittura piangono? Perché alcuni animali, come i gatti, come i cani, percepiscono le sensazioni, le emozioni? Perché alcuni animali domestici, per esempio, svolgono determinate azioni in maniera diligente, vengono educati, gatti, cani e via di seguito? Per quale cavolo di motivo tutto questo? Ecco, le mie domande rimarranno con un punto interrogativo, rimarranno in sospeso. Penso che poche persone risponderanno a tali quesiti, che io però in cuor mio definisco quesiti cruciali. Di una grande crucialità. Ecco, ragionamenti come questi tutti li possono fare, però non tutti ci mettono la faccia. Io ci metto la faccia, io ci metto il mio viso, io ci metto il mio volto, io distribuisco quella che è la verità. Non una verità supposta, una verità che io, Leandro, reputo sacrosanta. Una verità che io, Leandro, reputo vera. Una verità che io, Leandro, reputo incontrovertibile. Quasi azzardo a dire dogmatica. Che cosa è un dogma? Una verità che non può essere contraddetta. Una verità che esiste, così è, punto. I dogmi cristiani, quante volte li avete sentiti? Non si può discutere l'esistenza di Dio. Un cristiano dirà sempre che Dio esiste. Bene, Dio per un cristiano cattolico è un dogma. Buddha per un buddista è un dogma. Allah per un musulmano, per un islamico è un dogma. Questi sono i dogmi. I dogmi sono verità incontrovertibili. Ed ecco che ne viene fuori, e vengo a concludere il video in questione, che siamo tutti uguali e gli animali sono uguali a noi. Grazie. E la vita di un animale è uguale alla nostra. Non ha niente di diverso. Tutti gli animali sono come noi. Sono destinati alla morte come noi siamo destinati alla morte. Punto. Loro, anche loro percepiscono sensazioni, emozioni, stanno male. Vedete, i gatti, i cani vengono educati, quindi è ora di finirla. Diamo valore agli animali. Non mettiamo solo al primo posto noi come persone importanti, perché noi sì, ci siamo oggi, ci siamo domani, ma chissà dopodomani. E soprattutto, non è vero, come qualcuno pensa, che gli animali valgono zero. No, gli animali valgono tutto. E probabilmente proprio loro sono coloro che vivono degnamente l'esistenza, quindi la vita. Noi no. Grazie da Leandro Smerli di Roma è tutto. Iscrivetevi, commentate il mio numero su WhatsApp 333 1063 818.